Offerta irrinunciabile. Dalla Juventus al Milan, ecco cosa potrebbe succedere nel mercato invernale, tutti i dettagli. Il futuro di Yakup Kure all'Arsenal sembra essere in bilico con l'avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio. Secondo indiscrezioni recenti, i Gunners sarebbero disposti a prendere in considerazione offerte ragionevoli per il 24enne difensore polacco, che ha vissuto un inizio di stagione complicato sotto la guida di Mikel Arteta. Nonostante in passato Kure sia stato una pedina importante per l'allenatore spagnolo, quest'anno il suo minutaggio è drasticamente calato. Il difensore ha accumulato solo 321 minuti in campo in 7 presenze complessive, e ha iniziato dal primo minuto solo 2 partite, entrambe in Coppa di Lega contro Preston e Bolton. Questo dato evidenzia la difficoltà di Kure nel ritagliarsi uno spazio significativo nella formazione, con Arteta che sembra preferire altre soluzioni difensive. Kure se ne va a gennaio, c'è la Juventus. Con la sessione di mercato di gennaio ormai alle porte, la prospettiva di un trasferimento potrebbe essere concreta per Kure. Il Milan sarebbe tra le squadre più interessate a un eventuale prestito del difensore, un'opzione che potrebbe offrire al polacco l'opportunità di rilanciarsi in Serie A, dove si è già fatto notare durante la sua esperienza con lo Spezia. Altri club di primo piano come Napoli, Bologna, Juventus, Villarreal e Marsiglia avrebbero manifestato interesse per il difensore, rendendo il mercato di gennaio particolarmente interessante per lui. Arrivato all'Arsenal nel gennaio 2023 per una cifra vicina ai 20 milioni di sterline, Kure non è riuscito a imporsi come titolare indiscusso. L'interesse di club italiani sottolinea il valore che il giocatore ha ancora nel panorama europeo, ma non è chiaro quanto l'Arsenal sarebbe disposto ad accettare per lasciarlo partire, sebbene un trasferimento a condizioni vantaggiose potrebbe essere esplorato dai dirigenti londinesi. Secondo il giornalista dell'Arsenal, Charles Watts, il destino di Kure potrebbe effettivamente portarlo verso un ritorno in Italia, poiché l'Arsenal sarebbe aperto a valutare le offerte che dovessero arrivare. Con la finestra di gennaio che si avvicina rapidamente, penso che vedremo molte storie che collegheranno Yakup Kure con un ritorno in Italia, ha dichiarato Watts nella sua rubrica per The Daily Briefing. Una scelta che, se confermata, potrebbe offrire a Kure una nuova chance per esprimere tutto il suo potenziale.